tra l'erice e Turbia, la più deserta, la più rotta ruina, è una scala verso di quella agevole aperta. Viene nominata così da Dante nel terzo canto del Purgatorio, nella Divina Commedia L'Erici, e prende spunto da questa citazione il titolo della mostra che riporta il maestro Francesco Vaccarone dopo 31 anni ad esporre nelle sale del castello. Beh, l'emozione è che intanto esiste il tempo, che io pensavo sempre che fosse un'invenzione degli orologiai svizzeri per vendere un prodotto, invece sono proprio 31 anni trascorsi dalla mostra del 1986. E quindi ho rivissuto un lungo periodo espositivo dal 10 di settembre dell'86 al 25 marzo dell'87, con tutti gli incontri, con le scuole. Ho visto per esempio delle persone ormai grandi, adulte, che avevano 7-8 anni quando venivano qui al castello a fare i laboratori con me. Un progetto che nasce dalla riflessione sulla secolare vocazione poetica del territorio affacciato sul Golfo della Spezia, attraverso un percorso interdisciplinare fra l'arte visiva di Vaccarone e l'arte poetica di quanti dal 200 ad oggi si sono lasciati ispirare e hanno soggiornato sulla costa. Un omaggio al Golfo dei poeti e dei pittori sostenuto dalla Fondazione Carispezia nell'ambito del bando Eventi Culturali 2017. È importante che questo progetto unisca le ispirazioni, le suggestioni, le emozioni e ci riporti attraverso un quadro, attraverso una pittura, attraverso un'icona, un testo poetico anche lontanissimo, anche medievale come quello di Dante. Un evento che consolida l'intento di valorizzare il castello di Lerici con una ricca programmazione culturale da parte dell'amministrazione lericina. Di un percorso che stiamo facendo, un percorso che va a riscoprire intanto quelle che sono le grandi realtà artistiche del territorio della nostra provincia. Sono convinto che si deve partire e ripartire, come Lerici deve tornare ad essere una realtà culturale, con i piedi ben saldi su quello che siamo. Abbiamo artisti di livello internazionale,